Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Ragazzi, oggi siamo su GTA 5 Online. Ragazzi, io vi ringrazio per il video di ieri che ha avuto un riscontro assurdo. Abbiamo superato i 200 like e passa, veramente sono contento. Mi avete scritto tantissime idee nei commenti, ce n'è una che è stata votata molto ed è quella di fare un cazzaggio con la crew usando la limo con torretta. Lo farò di pomeriggio perché adesso è mattina, non ci sta nessuno della crew. E oggi ho preso un'altra idea in considerazione, faremo un cazzeggio con la Rocket Baltic, quella che sapete voi, e andremo a tranciare le persone, cioè proprio ci andremo a menare su di loro, vediamo anche se stanno a piedi oppure le andremo a spintonare mentre sono in macchina. Non so cosa verrà fuori dopo questo video, però comunque adesso andremo a prendere la Rocket Baltic. Mi sono messo la maschera da mostro, proprio cattivissimo proprio. E per questo video superiamo i 200 mi piace per il prossimo cazzeggio, ragazzi. Quindi se volete i cazzeggi spolliciate, vi dovete distruggere il pollice, veramente. E niente, partiamo immediatamente, ragazzi. Perfetto, ragazzi, andiamo a prendere la Rocket Baltic che ce l'ho in pratica nel bellissimo. Perfetto. Ce l'ho, madonna quanto oscura sta macchina. Ce l'ho nel magazzino lì, non mi viene il nome. Nel deposito eccetera eccetera. Abbiamo anche un membro della crew là dietro che ci sta nel sedere. Vedremo di fare qualcosa di bello. Ieri mi scuso ancora per la qualità di quel video che non si vedeva benissimo, ma in questo video ho risolto perché ho già settato tutto. Scusatemi veramente tanto. Non so cosa uscirà fuori dopo questo video, perché andremo proprio a investire le persone cliccando sul razzo. Quindi premerò il tasto per attivare il razzo. Io sta macchina adesso veramente la vado a distruggere proprio. Cliccherò il razzo, vedremo un po' cosa verrà fuori, chiaramente. Perché tipo vedremo i peggio disastri, i peggio voli delle persone. Questa macchina la sto odiando tanto perché è scura veramente in una maniera incredibile. Tu non mi chiamare perché hai rotto la minchia. Ok, perfetto ragazzi, siamo qui dentro il garage, il magazzino, come lo vogliamo chiamare. Le macchine ovviamente stanno giù. Poi vi ricordo che inizierò a utilizzare tanto il secondo account moddato quando finirò i soldi qui, o a meno che non faccio qualche live su quel account. Chiaramente farò una live a settimana perché vi ho già detto la situazione live. Chiaramente mi avete anche detto di fare dei cazzeggi con la Ruiner, con queste altre auto. Magari se voi volete possiamo farlo tranquillamente. Ecco qua la mia Rocket Baltic e speriamo che sta gente a piedi. Sono 26 persone comunque qua fuori, quindi ci possiamo divertire tranquillamente. Facciamo entrare il nostro membro della crew. Oddio, il signore con il motorino. Minchia. Minchia, che cosa. Raga, proviamo, proviamo. Oddio, oddio, guardate la moto che se ne viene appresso. Non so dove sta il cadavere. Ciao. No vabbè ragazzi, secondo me tamponare un motociclista sarà qualcosa di assurdo. Comunque la macchina adesso me l'ha fatta prendere, prima invece non voleva. Oddio, no, l'ho preso malissimo, l'ho preso malissimo. Non so se l'ho colpito, ma penso. Ok, tutti morti a terra. Perfetto. Si sta ricaricando di nuovo il turbo. Ovviamente quando io devo registrare si deve fare notte, questo è un classico di questo gioco, perché se no non è contento. Dai, perfetto. Allora là c'è qualcuno a piedi, mi sa. Chiaramente ragazzi, se troviamo gente anche in macchina, noi io userò il turbo sulla macchina, vedremo gli spintoni che andranno a prendere. No vabbè, c'è uno in passiva, incredibile, tutti in passiva. Che cacchio li prende la macchina? Già si è diventata. Ciao, piacere. Ci vuole seguire? Non ci prenderà mai tanto. Allora, c'è un altro tizio ovviamente che non sta in strada, ma sta. Oh, c'è uno che ci insegue, ragazzi. C'è uno che ci insegue. Mi puzza che del tipo che si toglie la passiva per poi ucciderci. Classici nabbi PS3 Edition, mi ricordo. Allora, c'è uno di fronte che se ne sta andando dal negozio di vestiti, quindi andremo a trovarlo. No, forse deve andare al negozio di vestiti. Allora, sta con una sabre turbo e noi. Boom! Oddio! Oddio! Oddio santo! E ovviamente li uccidiamo anche, perché sennò. Oddio! L'ho preso in testa dalla macchina così, cioè sparando a caso l'ho preso in testa, giustamente. Raga, ci insegue, ci continua a inseguire quello in passiva, se avete notato. Time, Lord, Fit, com'è che si chiama?
ci continua a inseguire. Allora, è respawnato là, ma questo. Il problema di sto cazzeggio è che ci uccidono veramente facilmente, perché comunque non abbiamo una macchina blindata. Minchia. Allora, raga. Non so dove sta. Oddio! Non è morto! Cioè, guarda tutto il sangue sulla macchina, marrone, che schifo. Raga, non si è... Vai. Spettacolo, oddio. No, vabbè, ragazzi, l'ho completamente... È invisibile a terra, ma a dettagli. L'ho completamente tranciato. E adesso non c'è più nessuno in questa zona. Dovremmo andare a trovare qualche altra persona. No, vabbè, raga, spettacolo. Veramente, tranciare la gente. Poi, chiaramente, non vi aspettate come... potrebbe volare, eccetera, eccetera. Avete visto quello di prima? È venuta pure la macchina insieme, a dettagli. Comunque, usiamo il turbo, così andiamo leggermente più... Mamma mia, gli slide qua, attenzione. Volete vedere che ha abbandonato la sessione anche lui? No, vabbè, raga, che sfiga. Che sfiga. Niente, non ci farà salire perché la macchina è troppo bassa, a meno che non... Manco col turbo, minchia. Ciao. Niente di che. Stava fermo e giustamente noi lo uccidiamo. Perfetto, andiamo da quello che sta alla ruota. Vediamo un attimo che sta facendo di bello, perché noi siamo molto gentili con le persone. Sì, sta in mezzo alla strada, potremmo investirla a meno che non sta in macchina. A meno che non sta in macchina, ok. Madonna, boom! Oddio, lo sta facendo cadere giù, raga. Si sta menando giù. No, vabbè, incredibile. Noi chiaramente l'abbiamo ucciso anche questo. No, vabbè, raga, vi immaginate se cadeva giù con la macchina? Per colpa mia, veramente, sarebbe stata una cosa incredibile. Allora, quello là sta ancora fermo, però a me piace tranciare la gente perché poi veramente mi piace vedere come volano. No, non sta fermo, forse si sta muovendo. Ho visto che si è mosso il puntino. Andiamo a controllare. Turbo. Ragazzi, sta lì. Magari adesso ci inseguirà quello di prima che adesso si è incazzato a morte perché l'abbiamo ucciso. Classico di GTA. Allora. Eccolo. Oddio! Non muore. Non ci credo, raga, l'abbiamo... No, niente. Se n'è accorto. Cioè, ragazzi, ora mo mi dovete scrivere nei commenti come cavolo ha fatto a non morire quello dopo che gli ho dato una spinta di turbo addosso. Veramente non riesco assolutamente a capire come è vivo quello là. Mi sa che la macchina RIP. Certo, dopo che io lo sparo prima, lui mi ha ammazzato qua mentre lo sto sparando. Ok, grazie mille. Minchia, ragazzi, gli autisti personali abbiamo qua. Oh, quello là abbiamo capito. È la polizia. Poteva mancare, eh? Ma quello là chiaramente ci ucciderà malissimo se andiamo a prenderlo. Ma c'è un puntino bianco dall'altra parte. Andiamo a prendere quel puntino bianco. Vediamo un po' come si comporta con le nostre spintone che non ammazzano. Madonna, boom! Oddio! Schiacciato malissimo! L'ho schiacciato male, raga! Oddio! Duello! Ma va a cagare del duello! No, ragazzi, assurdo! Assurdo! C'è uno con la macchina. No. Via, scappa Voltic. C'è un tizio che sta passando. Guardatelo lì che sta passando. Noi con la macchina con il... Via. Minchia, quanto è veloce. No, vabbè, che cos'è sto lag, mo? Le macchine che compaiono davanti a me. Vabbè, è impossibile prenderlo quello, va troppo veloce. Poi là sopra c'è quello di prima. Si vola, no, vabbè, è impossibile. Oddio, c'è qualcuno dietro che... Aspettate, c'è qualcuno, quello là lasciamolo stare perché tanto... Forse è quello di prima che mi ha ucciso, ma lo andiamo a tamponare da dietro proprio sciallo. Ovviamente tutto il pulmo mi deve passare avanti, ma la taglia addirittura, c'è anche la taglia. Vabbè, tutto mo deve fare sto fatto. Noi lo inseguiamo, ma magari ci prendiamo pure la taglia. Io sto cercando di vedere il radar mentre guardo anche... Ma ovviamente una botta ti fa il testacoda la macchina, classico di GTA. Mica se ci va a lasciare una bomba ci fa saltare in aria male. Sì, vabbè, ma lo sta facendo apposta, il giro tondo sta facendo, non si scoccia. E un po' l'ho colpito perché si è illuminato di rosso il pallino. Sbaglio, sta facendo scoppiare tutto. Niente, non riesco a prenderlo.
Minchia, raga. Madonna. No, madonna, mi ha scansato la granata a filo. Assurdo. E ce l'abbiamo fatta. È passato sopra la granata. Ce l'abbiamo fatta. Dai, due ucciso quello con la taglia. Dai, se non mi sbaglio. Sì. 9.000 dollari di taglia, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta per forza. Allora, qua c'è Ciccio Pasticcio. Madonna. Micchia. Quella macchina qua mi ha fatto esplodere. Ora non ho più la macchina. Noi direi di concludere perché abbiamo fatto abbastanza in questo video. Se volete un altro cazzeggio, scrivetemelo nei commenti. Superiamo i 200. Mi piace, ragazzi, mi raccomando. E scrivetemi sempre le idee qua sotto per i nuovi cazzeggi, ragazzi. Per questo video è davvero tutto. Noi ci becchiamo, ragazzuoli, al prossimo video. Bella, ragazzi. Oh,